Mister Dinolfo, allora iniziamo un attimo dal mercato che si è concluso già ormai da una decina di giorni. Ci sono stati dei movimenti sia in entrata che in uscita. No, noi diciamo il mercato è stato completamente fermo, è venuto soltanto il ragazzo classe 97 Pisani, proveniente dall'Accameno. E poi è andato via, diciamo, Tufano, Tortora, i due portieri e altri due ragazzini, diciamo, under. E siamo rimasti un po' incompleti, quanto riguarda, diciamo, almeno il reparto difensivo, perché infatti anche domenica avremo grossi problemi, viste le assenze di Del Deo, quasi sicuramente Restituto che non riuscirà a recuperare, quindi. Poi ieri si è aggiunto anche l'infortunio di Andreozzi, che deve stare fermo un mese e mezzo per una lussazione alla spalla, quindi abbiamo un attimino un po' di problemi di organico. Diciamo quindi il mercato è chiuso, però magari si può prendere qualcosa dalla lista svincolati con la società, c'è qualche trattativa in corso oppure dovrà rimediare lei in qualche modo con i giocatori che ha? No, adesso faremo di necessità virtù sicuramente. Se la situazione continuerà così, purtroppo è stata un'annata un po' nera, iniziata male, è continuato questo 2014 in modo negativo, ripeto, con l'infortunio di Andreozzi ieri. Vediamo un attimino di guardarci attorno per vedere se possiamo inserire qualche pedina in organico. Sicuramente non ci servirà, perché ancora 15 partite sono tante, tra squalifiche e infortunio è tutto da mettere in preventivo.